Benazzi. Presente. Moretti. Presente. Punto 1, lettura approvazione verbale delle sedute precedenti. Se non fa conservazione, vediamo per lettere. Portate di mano, allora proviamo. Punto 2, esercizio finanziario 2011, variazione di bilancio numero 4, approvazione. Ho avuto già modo stamattina di dire ai capigruppo, si tratta di una variazione importante, se volete poi andiamo anche sugli elementi tecnici di questo, però sostanzialmente è un primo passo verso il federalismo fiscale, anche se con un minimo di confusione, nel senso che si danno poi delle revisioni di nominali di stanziamenti da parte delle entrate del governo centrale, mentre in realtà poi i meccanismi sono in parte simili a quelli prima. Se volete io vi do un quadro generale, diciamo così, se volete, di inquadramento di cosa vuol dire questa variazione, poi possiamo anche entrare nel merito dei singoli provvedimenti. In sostanza, non ci sono più nominalmente le vecchie entrate e trasferimenti, cioè sapevate poi che esisteva dal governo centrale i trasferimenti, che avevano dei parametri, oggi i parametri sono leggermente cambiati e sostanzialmente prevedono l'attribuzione di una compartecipazione al gettito IVA e l'istituzione del fondo sperimentale di equilibrio. Queste sono, ripeto, fanno parte di un primo passo del federalismo fiscale, la sostanza, se volete, per andare di quello che andiamo a discutere questa sera, abbiamo una maggiore entrata di circa 192 mila euro. Questo è la prima, il quadro generale entro il quale si fa un'entrata, scusate, il trasferimento, il termine imposto. Da questo punto di vista, con questo trasferimento, il problema di una variazione di bilancio non è l'unica cosa che facciamo, c'è un secondo aspetto importante di cui andremo a parlare. Il primo aspetto importante è che ci permette, questa è stata una scelta amministrativa, di andare a togliere da una parte alcune criticità del bilancio, cioè nel senso che il bilancio tirato dal commissario, in cui tentiamo di attenerci con molta rigidità per entrare al patto di stabilità, ci permette di togliere una criticità che è quella degli oneri di urbanizzazione, che è la punto di domanda maggiore. Sapete anche che in questo momento la crisi edilizia è pesante anche per il nostro paese. Le entrate, pur essendo state ridotte dal commissario, possono presentare momenti di criticità. Abbiamo quindi preferito togliere parte delle entrate previste per gli oneri di urbanizzazione e quindi cambiare poi i capitoli di entrata. L'altra variazione che abbiamo fatto è togliere una criticità, però non abbiamo tolto tutti i 192 mila euro questo capitolo, perché una parte li abbiamo destinati, 180 mila euro ripartite su più voci, le abbiamo in pratica spalmate su una serie di voci che presentavano ulteriori criticità in uscita in questo momento. Faccio alcuni esempi: manutenzioni del cimitero, la benzina per i mezzi, alcune integrazioni di, diciamo così, scarsa considerazione contabile degli stipendi di alcune persone. Dobbiamo anche avere un piccolo aumento di spesa da parte del segretario, perché la vecchia convenzione prevedeva una convenzione al 25%, invece noi siamo al 33%, quindi una serie di micro aggiustamenti che ci sono, che ci hanno permesso poi di dare un quadro. Però il quadro, la più grossa diminuzione è stata quella appunto degli oneri di urbanizzazione. Da questo punto di vista, quindi, noi andiamo a migliorare complessivamente il problema del patto di stabilità. Questo non è un assestamento legato al patto di stabilità, è un assestamento, ripeto, una variazione di bilancio. Avremo un secondo passaggio a fine mese tecnico che riguarderà poi la verifica dell'attuazione del bilancio, e avremo poi il passaggio definitivo che sarà a novembre per verificare veramente se lo sforzo che sta facendo questa amministrazione per andare a un completo risanamento finanziario ha avuto un buon risultato da questo punto di vista. Quindi questo è il quadro generale all'interno del quale ci muoviamo. Ci sono tutta una serie di variazioni, alcune, ripeto, sono tecniche, altre meno, nel senso che poi sono andate a ripartire i fondi,
L'altra questione importante che ha inciso su questa relazione di bilancio è quella della ristrutturazione del servizio dei trasporti. Poi magari l'assessore, se volete, vi darà anche alcune indicazioni maggiori. In sostanza, il commissario aveva previsto nel bilancio un'esternalizzazione del servizio, cioè lui era già andato a prevedere una minore spesa da parte di questo servizio, senza in realtà poi dare attuazione alla riduzione reale delle spese. Quindi aveva dato un'indicazione a questa amministrazione come linea da seguire. Quindi noi abbiamo fatto una ristrutturazione del servizio che sostanzialmente ha previsto assieme in collaborazione con gli istituti scolastici di settore, che ha previsto un riaccorpamento degli orari delle due, sia delle medie che delle elementari, in maniera che si potesse andare a non ridurre il numero delle corriere, in modo che il numero delle corriere complessive rimasse inalterato, perché poi l'assessore eventualmente vi darà alcune informazioni. Siamo andati a ridurre il numero delle corse. Riducendo il numero delle corse si va a una riduzione delle spese, perché il contratto che avevamo noi era un contratto a chilometro, quindi riducendo le spese noi siamo riusciti a rientrare nelle previsioni che aveva dato il commissario sulle spese per i trasporti, con un ulteriore vantaggio però che, rientrando il servizio all'interno del comune, non essendo più esternalizzato, abbiamo una maggiore entrata, perché le rette dei trasporti entrano direttamente al comune con una cifra di circa 30.000 euro, qualcosa di meno. Questo ci ha permesso anche, ripeto, oltre ad alcune manutenzioni, di andare a prevedere qualche soldo anche per le scuole che sono state penalizzate nei servizi dal bilancio precedente. Non tantissimo, comunque una parte del fondo è andato di 3.300 euro in questo momento, poi verificheremo se riusciamo a fare dell'altro. L'ultima cosa che ci ha permesso questa manovra, anche se non compare direttamente in questa prima fase ma verrà nelle fasi successive, è stata quella, avendo tolto la criticità maggiore sugli oneri di urbanizzazione per oggi, quelli che dovremmo incassare, non avendo più l'asilo di andarli ad incassare, questo ci ha permesso di impegnare parte degli oneri che in realtà il comune ha incassato per l'operazione della sostituzione dei serramenti delle scuole elementari. È stato approvato in giunta il progetto definitivo proprio ieri in questa cosa, e andrà in appalto in questi giorni, anche perché la non effettuazione di quest'opera probabilmente avrebbe messo anche in difficoltà la Regione nel riconsiderare lo stanziamento dato, perché quest'opera sarà in parte compartecipata dalla Regione stessa. Ecco, diciamo che questo primo effetto positivo del federalismo fiscale, quindi il minimo di effetto c'è stato, ci ha permesso di dare un buon contributo alle finanze di questo comune. Questo sia chiaro, non vuol mica dire che adesso stiamo navigando dell'oro. Questo vuol solo dire che è stato dato un contributo consistente per mantenere fede al bilancio di previsione impostato dal commissario e ad aggiustare anche una serie di difficoltà e di criticità che comunque anche il bilancio commissariale prevedeva, nel senso che evidentemente tutta una serie di entrate teoriche, di non spese, di tagli, abbiamo potuto alleviare, anche se in maniera non eccezionale in questo momento, dei disagi che sono reali. Ecco, questo mi sembra che sia il quadro definitivo. All'interno di questo, questa variazione che comprende le spese correnti, in sostanza noi abbiamo un totale in aumento delle spese di 863 euro, in diminuzione 671 da parte dei capitoli dell'IVA. Sul secondo capitolo, che era quello delle compartecipazioni, passiamo a un aumento di 240.466 euro e in diminuzione di 49.462, compensando gli aumenti e le diminuzioni di due settori, andiamo a fare, perché questo evidentemente non può che essere così dal punto di vista dei bilanci. Non so se sono stato sufficientemente chiaro, al di là delle cifre che sono sempre molto aride, la sostanza è quella che vedete. Abbiamo avuto un maggior trasferimento e l'abbiamo usato, ripeto, in parte per togliere l'attività di bilancio e in parte per risolvere questo. Aperta la discussione.
Prego. Allora, buonasera a tutti, buonasera segretario. La prima cosa che volevo sapere appunto di questo punto qua sono alcune precisazioni. Allora, la prima precisazione è sulla parte di premessa della delibera, dove parla a un certo punto: considerata la suscitata variazione di bilancio comportando un surplus di entrate correnti pari ad euro 192.400, compensato con una riduzione di pari importo dei proventi derivanti da oneri di urbanizzazione destinati a spese correnti, ha come effetto una drastica riduzione delle criticità dell'equilibrio di bilancio e sul patto di stabilità. Questo lo interpreto sul fatto che, come diceva prima, sono state coperte con queste nuove entrate, questi nuovi trasferimenti, sono state coperte quella criticità degli oneri, cioè si è andato in parte a ridurre quello e in parte è stato redistribuito nelle spese. È così. È questo che vorrei dire con questo. Quindi è entrato un surplus, quindi ha aumentato le entrate che sono arrivate, che immagino che comunque siano state delle entrate già determinate sul discorso, determinate già negli anni precedenti. No. Sono entrate nuove queste? No, è rivagliata il criterio di trasferimento dei fondi e quindi prendiamo più soldi. Quindi quello che prima era un metodo di trasferimento non esiste più, sì. E adesso c'è questo metodo di trasferimento. In questo metodo di trasferimento, queste sono domande, perché non sono afferratissimo nella materia, però era per chiarire, vedo che in questi trasferimenti qua, a un certo punto dice: considerato il decreto legislativo supremo sanzioni approvato dal Consiglio dei Ministri in corso di vita parlamentare, prevede un limite massimo della decurtazione del fondo di riequilibrio del mercato rispetto del patto di stabilità pari al 5% delle entrate correnti registrate nell'ultimo bilancio consuntivo. Vuol dire che il patto di stabilità dei 900.000 euro che erano prima passano più bassi? Sì. Circa quanto? 5%. Quindi circa 300.000 euro si arriva. Quindi con queste entrate qui si abbasserebbe ancora di più l'indice. Sì, in realtà noi, questa è un'ipotesi, cioè nel senso che oggi, lo vedete anche dai giornali, le variazioni dei trasferimenti da parte dello Stato variano in maniera molto rapida e molto veloce. Quindi noi abbiamo fatto questa variazione di bilancio su quello che è certo, cioè quello che è partito da Roma e che è arrivato qua. Se arriveranno altri soldi, evidentemente aggiusteremo, non sono in grado di risponderti se arriveranno altri soldi. Teoricamente potrebbero arrivare altri soldi, però siamo in fase dell'ipotesi. Siccome poi è stata in parte approvata la manovra al Senato, verrà approvata ulteriormente alla Camera, presumibilmente entro la settimana, ci sarà definitivamente, quelle decisioni spero durante tutta la circa. Ci sarà probabilmente un progresso ulteriore su queste cose, può essere anche possibile un ulteriore entrata, sì, è possibile. Però è possibile. Cioè questa è una realtà, il futuro non lo so. Certo, ma già con questa realtà si è passo di molto. Sicuramente. L'indice dello sforamento del patto di stabilità. Sicuramente. Quindi questa è una cosa molto positiva. Forse è tutto l'allarmismo che c'era prima, non era proprio così. Sotto sforavi mia era ancora meno, che spendevo. Certo, sicuramente, però mi sembra che comunque, certo, bene o male, sì, a parte che non ho sforato io. Neanche a me. Comunque, al di là di questo, dopo un'altra precisazione sulla redistribuzione di questi soldi. Ok, per ristabilire il discorso degli oneri di urbanizzazione, e poi volevo capire
Nella pagina 9 delle variazioni di bilancio, dove si parla delle spese, dove si parla della voce trasporto scolastico di 86.000 euro. Sì. E poi c'è quello che dicevi prima, sì, del servizio e standardizzazione di trasporto scolastico. Non capisco queste due voci qua, come perché sì, sono così distinte. Perché è in aumento, è un aumento da una parte e diminuzione dall'altra, da questo punto di vista. Però la diminuzione è di 30.000 euro. Cioè, c'è un aumento di 86.000 nella voce sopra, sì, sul trasporto scolastico, sì, sotto servizio di esternalizzazione di trasporto invece c'è una diminuzione di 30.000 euro, quindi c'è un 56.000 sempre in aumento oltre ai 150.000 stanziati. Dove sono i 150.000 stanziati? Allora, vuol dire che ci sono 156.000 più 86.000, se capisco bene, meno 30.000. No, non è così. Il trasporto rispetto a prima è sotto di 16.000 euro in realtà, da questo punto di vista, perché sono 136 più 366, però abbiamo poi in entrata le altre cose. Spieghi la tabella perché lo spieghi con l'altra. Contro 155, quindi c'è una differenza di 16.000 euro in meno.
pubblicati fino a dicembre. Su questo $50,000 cioè io parlo di 86,000 e di 180,000 30,000 150,000 con queste le cifre che ho mandato. 50,000 è ammessa? Ah sì, no, infatti parlavo sul servizio complessivo. Io parlo di trasporti adesso. Il chiarimento era per sapere che se i trasporti, c'è un motivo per tenerli separati, una parte di esternalizzazione più un aumento di 86,000, o se c'era, sono stati mantenuti così perché i 180,000 erano già esternalizzati e gli 86,000 sono quelli che avete. Parte esternalizzata prima e una parte invece rientra da questo punto di vista. Chiaro? Sì, ok. Però alla fine è saldo negativo. Quindi l'esternalizzazione da 180 passa a 150. Ok. Quindi diminuiamo questa spesa qua. Con i 30,000 che ha spiegato bene per noi. Sì, da questo punto di vista viene fuori questo. Mentre per quanto riguarda il consiglio sullo stanziamento del Stato, vale 86,000 euro da questo perché rientra nel servizio. Sono soldi che vengono distribuiti in più per il servizio. Sono in più, sono in meno da questo punto di vista. Sono in aumento. Sì, perché è un servizio in aumento da questa parte, perché noi entriamo da questa parte, da noi aumenta il coso e cala dal servizio di stabilizzazione. Che in aumento in realtà è la nuova voce, perché non c'è lo stanziamento in aumento rispetto allo zero previsto in questo capitolo, qua non c'è lo stanziamento, okay, la variazione in aumento è stato messo 86,000 per questo capitolo e l'assestato è 86, che comunque anche 50 la stessa cosa. Quello che ti dico allora, 180,000 si diceva prima che c'era una diminuzione, se andiamo a vedere 180,000 più di 86,000 che gli vengono messi, meno 30,000 è considerevolmente più alto di 180,000. Capito cosa vuol dire? Cioè nel senso che alla fine non so quale sia il guadagno del trasporto qua. Cioè un risparmio di 30,000 a fronte di una emissione all'interno dei trasporti di 86,000, da quello che capisco. Sì, appunto, infatti l'ho detto subito, parlo un po'. No, è difficile capire i numeri così. Comunque vabbè, questo era in particolare che volevo un chiarimento. Thank you.
Si era detto nei primi